Ragazzi, buona giornata a tutti, buona giornata a tutti. Allora, Gravina è tornato a parlare. Ennesime cazzate, secondo me. Io ripeto, il calcio è un'azienda ormai, bisogna anche prendere atto di questo, ma il fatto che adesso sia più un interesse economico più che sportivo non è una colpa di noi tifosi. Cioè, il calcio per noi è una passione. Quando si dice, ma senza, non puoi per forza guardare le partite se non puoi permetterti le pay TV, faccio un esempio perché il calcio non ti dà da vivere, il calcio magari materialmente non ti dà da vivere, comunque come diciamo stato d'animo, spirito e quant'altro è essenziale, se è una passione, è essenziale una passione per una qualsiasi persona. Quindi quando si dicono anche queste cose per me sono veramente allucinanti e significa veramente non essere nemmeno tifosi, essere aziendalisti, clienti di uno sport che ormai non è più uno sport. E infatti il fatto che ormai si guardi più che altro all'azienda calcio e non allo sport calcio fa capire molto. Il problema è che il calcio è diventato un'azienda per colpa delle scommesse, delle pay TV e di tutte queste cose qui, insomma, secondo me, hanno influito non poco per far sì che, anche per colpa degli sponsor, secondo me, per far sì che appunto le società di calcio diventassero più aziende che appunto società sportive. Questo poi ha causato una reazione nella catena e ha praticamente portato il calcio dove adesso lo vediamo, insomma, lo conosciamo, cioè un'azienda nella quale si ragiona solo per scopi economici. E arriviamo dunque, Gravina ha parlato del futuro del calcio, di questo campionato e del prossimo. Ha detto che si potrebbe partire a giocare al sud, al centro-sud, non al nord, da fine maggio, insomma, da inizio giugno. Anche lì bisognerà vedere perché voi state facendo continuamente il conto senza l'oste, perché se il governo, cioè, tornasse alle restrizioni iniziali, quindi solo alcune regioni, alcune province avranno delle limitazioni, potrei anche pensare a questa cosa qui. Ma se le restrizioni rimarranno per tutta l'Italia, non puoi essere al di sopra delle parti istituzionali a livello governativo. Quindi io penso che, ripeto, stanno facendo e continuando a fare il conto senza l'oste. E quello che poi, a parte appunto questo discorso di giocarle al centro-sud, vi ho già detto ieri, giocatori controllati, tamponati, quant'altro. Quando lavoratori di altre aziende, sanitari compresi, lavoratori, operai, tutti questi lavoratori appunto non hanno avuto ancora molti, non hanno avuto i tamponi perché probabilmente per questi sono lavoratori di serie B, perché ragazzi è inutile dire ma il calcio deve andare avanti, un'azienda e poi per quanto riguarda le altre fabbriche, le altre aziende, le altre attività, li tratti tutti come boss. Scarti della società, perché questo è, cioè voi state facendo questo, voi state trattando così la gente e spingendo che poi, ma anche nel calcio ci sono operai che prendono 1.200-1.300, 1.200-1.300 e quelli lì rischierebbero di perdere il posto di lavoro semplicemente perché sopra ci sono invece quelli che prendono 30 milioni l'anno, cioè se si riuscisse ad abbassare quelli che prendono così tanti soldi sopra e ad alzare un pochino quelli che prendono pochi soldi appunto quelli che lavorano dietro le quinte, probabilmente si riuscirebbe anche ad evitare certi licenziamenti anche da parte delle società di calcio. Quindi è tutto un concatenarsi di cose e, diciamo, ci sono persone, lavoratori serie A e lavoratori serie B, è inutile negare questo. E poi ha parlato il signor Gravina del campionato, no? Del campionato prossimo. Ha detto una cosa che vi fa capire è quanto alla fine il calcio a livello sportivo non conti più un cazzo. Ha detto, noi se potremmo, torneremo a giocare a giugno e finiremo a settembre, scusate, a fine luglio-agosto. Se non sarà possibile torneremo a novembre, cioè torneremo a settembre, finiremo a novembre e il prossimo campionato tornerà a gennaio. Facendo per una stagione, playoff, playout, magari anche facendo solo un girone d'andata per poi cavarsela così, insomma, in poche parole, non solo sarà anomalo questo campionato, ma falserà in qualche modo anche il prossimo.
per una questione economica. Tutto lì, è una questione economica. E quindi, ripeto, questo vi fa capire quanto il calcio non sia più calcio, ma sia solo soldi, e quanto noi tifosi valiamo e contiamo per quanto riguarda loro. Io ripeto quello che ho detto ieri, però, perché se i lavoratori non avranno più un posto di lavoro, se vacilleranno tutti, se non si potrà pagare quindi la Pay TV, non si potranno pagare, non potranno fare molti anche scommesse, ma quello sarebbe anche il danno minore. Anzi, io veramente spererei che la gente, spero che la gente, insomma, cambi idea sul discorso di scommette. Io ho scommesso poche volte, per fortuna, e vabbè, se la gente non pagherà più appunto le Pay TV, le scommesse, non andrà più allo stadio, non si abbonerà, i problemi li avrete anche voi. Ok? I problemi li avrete anche voi. Punto. Quello che ha detto Gravina, secondo me, è abbastanza, fa capire, insomma. Il calcio, io non do le colpe a Gravina, perché lui rappresenta il calcio. E il calcio è questo. Il calcio purtroppo è questo. Poi la domanda, mi dispiacerebbe per gli operai più che altro qualora fallisse il calcio. Però la domanda in generale, ti dispiacerebbe se fallisse il calcio? Per quanto mi riguarda, non tanto. Nel senso che si potrebbe ripartire da zero e potrebbe essere, come ha detto Ancelotti, più calcio e meno business.